Buongiorno amici ascoltatori e bentornati all'analisi tecnica di Finanza Online, ultima seduta della settimana. Faremo il punto sul indice italiano FTSE MIB e poi ci dedichiamo alle TLC, visto anche poi la performance di oggi in apertura di Deutsche Telekom, che cede il 5% sul taglio di rating di Credit Suisse. Quindi oggi insieme FTSE MIB, Deutsche Telekom e Telecom Italia. Il FTSE MIB oggi apre leggermente positivo, più 0,5%, ma ancora non ci dà spunti particolari. Chiude quindi la settimana un po' come l'ha cominciata, ancora con questa sensazione di incertezza sul mercato, legata soprattutto agli ultimi dati macro provenienti in particolare dalla Germania, ma non solo. I livelli quindi da monitorare rimangono gli stessi. Avete qua segnato in blu la trend line rialzista di breve periodo, quella che parte diciamo dai minimi fatti a dicembre, poi a gennaio del 2019 e poi appunto testata a febbraio di quest'anno. Quindi una rottura di questo livello e del supporto a 20.835, quindi l'area dei 20.800 punti, è particolarmente importante. In caso di break si tornerebbe sul supporto statico a 20.236, questo è un livello molto importante per l'indice italiano, ve lo facciamo vedere. Poi in caso ovviamente se si dovesse tornare su questi livelli, poi vedremo quale sarà il sentiment di mercato. Al rialzo diciamo che per avere diciamo più certezza, meglio aspettare un superamento dei massimi, quindi dei 21.500 punti per capirci. A quel punto allora si potrà mirare ai 22.000 punti. Ovviamente essendo questa una fase di diciamo comunque stanchezza quantomeno dell'indice dopo la corsa, quindi come abbiamo detto più volte fisiologico, guardate sempre che la rottura del massimo precedente avvenga con buona volatilità o volumi, altrimenti comunque è sospetta. Scopri certificate leva fissa, long o short di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it. Come abbiamo detto, Deutsche Telekom, quindi TLC tedesca, apre in forte ribasso, perde oltre il 5%, un grafico tra l'altro che fino ad ora comunque era stato assolutamente positivo anche rispetto ovviamente a un titolo come la nostra di Telecom. Vedete, siamo ancora sulla trend line rialzista di comunque lungo periodo, ovvero quella avviata dai minimi di marzo del 2018, poi appunto collegata con quella dei minimi di giugno del 2018, poi confermata di nuovo a settembre, poi di nuovo a gennaio e febbraio di quest'anno, quindi una trend particolarmente importante per questo titolo. Abbiamo visto sulla notizia del taglio di appunto del rating di Credit Suisse, il titolo ha perso parecchio, è andato a rompere in particolare i 15 euro. Quindi cosa bisognerà vedere adesso? Allora diciamo che per chi avesse comprato il titolo nei passati mesi non ci sono ancora delle ragioni per uscire. Dove sarebbero ovviamente le motivazioni per appunto individuare un forte cambio di sentiment? Sulla rottura del supporto a 14,37 della trend line rialzista che abbiamo detto. Ecco, se dovesse essere rotto questo livello, allora sì che c'è un cambio di sentiment, con target poi a scendere verso i 14 e verso i 13,59. Per l'operatività di breve invece una chiusura sotto 15 euro probabilmente riporterebbe verso i 14,37,5 euro. Al rialzo diciamo che adesso si è generato un gap particolarmente importante, quindi per chi volesse entrare, diciamo un segnale di breve potrebbe essere su una chiusura sopra i 15 euro, ma ci devono essere volumi e volatilità, altrimenti il rischio è alto, altrimenti purtroppo bisognerà aspettare almeno il superamento dei 15,5 euro, con target poi a 16 euro. Scopri gli strumenti di trading di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it o chiama il numero verde 800 01 1122.
Per quanto riguarda invece la nostra Telecom, come potete vedere, diciamo, i prezzi stanno oscillando tra questi due livelli, ovvero il supporto 0,5174 e questa resistenza 0,549 che è stata, diciamo, messa alla prova, superata a inizio marzo, però poi subito velocemente e tra l'altro anche con forte volatilità e volumi di nuovo infranta al ribasso. Quindi siamo in una fase tutto sommato di lateralità, è un quadro ancora molto incerto quello di Telecom. Io mi ostino a dire che secondo me, per chi investe nel medio-lungo periodo, ovviamente questo è un titolo particolare perché è molto soggetto all'emotività legata alle notizie che si susseguono, no? Nello scontro ovviamente tra i vertici, in caso di superamento di 0,60 probabilmente ci sarebbe diciamo, anche graficamente una, diciamo, un potenziale cambio di sentiment sul titolo che potrebbe generare rialzi verso 0,7 e successivi. Prima ovviamente si può lavorare come trading di breve periodo, quindi ad esempio ovviamente livelli in caso di rottura al ribasso 0,5174 potrebbe essere un livello da giocare per uno short con target 0,50 e poi 0,48, al rialzo meglio forse si può provare sul break di 0,49 di 0,549 con target poi i massimi 0,573 oppure aspettare un superamento di questo massimo per avere poi come target appunto i 0,5884 e i 0,60 euro. Scopri cover warrant con le put di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it.